Gianluca Peciola, Sinistra Ecologia e Libertà. Siamo alla vigilia delle prossime amministrative per Roma Capitale. Qual è il programma del candidato sindaco Fassina? È un programma che mette in luce alcuni punti drammatici della vita della nostra città, e cioè il debito. Pensate che Roma ancora è indebitata per le Olimpiadi degli anni 60, la capitale d'Italia. Noi stiamo pagando tutti i giorni un debito che deve essere chiaramente estinto. La questione romana deve diventare questione politica. Questo lo abbiamo detto con forza come Sinistra Ecologia e Libertà. Stefano Fassina ne ha fatto uno dei punti programmatici più avanzati. È l'unico che parla del fatto che i romani pagano l'essere cittadini della capitale, sia perché non abbiamo un sostegno da parte del governo, come a Parigi. Parigi ha 1 miliardo l'anno, pensate, per infrastrutture, trasporti, per grandi opere, sia perché noi ancora stiamo pagando il blocco del patto di stabilità. Ad esempio, sul Giubileo Milano ha avuto milioni di euro, sull'Expo Milano ha avuto milioni di euro, sul Giubileo Roma ha avuto pochissime risorse. Addirittura siamo partiti a settembre con 30 milioni che non sono soldi che ci ha dato il governo, ma sono risorse sbloccate dal patto di stabilità. Per essere chiari, sono sempre risorse dei cittadini romani, delle tasse dei cittadini romani che sono state sbloccate. Quindi il governo ci ha dato pochissimo sul Giubileo, ci dà pochissimo per il fatto che noi siamo Roma Capitale, non ci aiuta sui servizi fondamentali alla persona, sui servizi sociali, sulle persone, sui servizi alle persone di disabili, sulla mobilità. Roma ha meno risorse di tutti i capoluoghi d'Italia per quanto riguarda il trasporto pubblico, e questa è una cosa gravissima. Quindi dobbiamo intervenire. Nel programma di Fassina c'è questo, c'è il no al consumo di suolo, c'è la possibilità di rilanciare Roma come grande capitale agricola, perché bisogna anche trovare occupazione attraverso sicuramente le nuove forme produttive, sicuramente potenziando il commercio, sicuramente rilanciando il pubblico, sicuramente potenziando il turismo, ma c'è anche la necessità di creare occupazione a partire da progetti di conversione ecologica, sul verde, sulle energie alternative, a partire dalla terra, quindi nuovi bandi per le terre pubbliche. Noi abbiamo dato nella scorsa consigliatura tante possibilità ai giovani per intervenire sull'occupazione legata alla terra. Bisogna creare più occasioni di occupazione verde e incentivare la conversione ecologica, quindi significa sì costruire, ma rigenerare, non aumentare le cementificazioni nell'agro romano e negli ambienti verdi. Quindi il tema della conversione ecologica è un tema che ha a che fare anche con l'edilizia. Pensiamo che bisogna lavorare in termini di rigenerazione urbana, cioè costruire laddove è possibile, demolendo e ricostruendo, oppure laddove lì la città è consolidata, quindi senza aggredire ulteriormente il verde. Peciola, Roma è una città dalle mille emergenze, chiaramente. Penso all'emergenza abitativa, penso alla sicurezza. Cosa intende fare Fassina? Beh, il tema della sicurezza è innanzitutto sicurezza sociale. Sicuramente dobbiamo lavorare per aiutare le persone a sentirsi meno in sofferenza rispetto al tema della sicurezza, dell'incolumità personale, però c'è una questione che è ancora più allarmante, che è la sicurezza sociale, cioè il fatto di poter avere maggiori servizi alla persona, di poter potenziare gli spazi pubblici, di tenere per esempio anche le attività culturali aperte fino a tardi, di aprire le scuole, insomma fare dei nostri quartieri dei grandi luoghi in cui si possa fare socialità. Fare comunità significa anche contrastare l'insicurezza, perché il tema dell'insicurezza è anche qualcosa che ha a che fare con la percezione. I dati lo dicono, i crimini sono in diminuzione, eppure il senso di insicurezza è in aumento. Bisogna lavorare sul potenziamento dei servizi, dell'offerta culturale, far stare le persone meglio in una città in cui vivere diventa sempre più complicato. Una nota più politica: il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, faceva un appello all'unità del centro-sinistra. Fassina ha opposto un netto rifiuto, ha detto che lui non si sente assolutamente rappresentato, né vuole più rappresentare un pezzo di popolo democratico che è rispecchiato da Giachetti nello specifico. Lei che cosa ne pensa? La Regione Lazio è un esempio di governo virtuoso, non possiamo dire la stessa cosa dei governi sostenuti dal Partito Democratico. L'ultimo, quello di Marino, è stato aggredito
da Renzi e dalla segreteria politica di Orfini, anche perché il tema è quello dell'incredibile capacità che ha il PD di distruggere ciò che di virtuoso viene costruito. Parlo del PD romano. Io non so come i romani oggi possono riconoscersi in un partito che prima ha sostenuto un sindaco e poi lo ha dimissionato di fronte al notaio. Non l'ha fatto dimissionare a furor di popolo, non è caduto a furor di popolo Marino. Marino cade per un complotto di palazzo voluto dal Partito Democratico, sostenuto dai consiglieri comunali del Partito Democratico, su cui il Partito Democratico ancora non ha fatto un'autocritica severa. Ecco, io penso che il tema della democrazia sia qualcosa di fondamentale in questo paese. Cioè, Marino viene sostenuto e viene eletto da milioni di persone, diventa sindaco di Roma, a prescindere dalle valutazioni sul suo operato, ma lui è stato eletto dai cittadini romani e viene destituito dai consiglieri di un partito senza che questi consiglieri avessero una legittimazione popolare per farlo. Ecco, quindi io penso che sia un partito che ha dimostrato una grande inaffidabilità. Poi c'è da dire che insomma, il Partito Democratico tiene molto a Sinistra Ecologia e Libertà prima delle elezioni. C'è una corte sfrenata nei confronti di Sinistra e Libertà prima delle elezioni. Appena siamo al governo, come è successo col governo nazionale e come è successo con il governo locale, appena siamo al governo diamo fastidio, perché poniamo i temi che qui Qatar ci pone: il tema del consumo del suolo, la lotta alle lobby, ai poteri forti, il tema della redistribuzione della ricchezza da chi ha di più a chi ha di meno. Di fronte a questi argomenti evidentemente l'alleanza va in sofferenza. E quindi, che dire, il PD ci ha fatto nuovamente la corte, perché evidentemente è in difficoltà in queste elezioni, ma noi abbiamo il nostro programma, lo svolgiamo, lo realizziamo in autonomia e siamo anche sicuri che questa città ha bisogno di sinistra, perché sono tante le sofferenze sociali presenti nel tessuto urbano.